Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. La domanda che mi sono posto per questo video è: Godfall sostituirà Monster Hunter World? E la risposta non è così semplice come si può pensare. Come tutti sapete, sono un player oramai da anni di Monster Hunter World, ho quasi raggiunto le 1000 ore su quel titolo e direi che tra i video e le ore giocate che ho fatto posso definirmi quasi un esperto. Dico quasi perché c'è sempre da imparare. Quindi mi sono posto questa domanda perché sinceramente Monster Hunter World è arrivato quasi alla sua fine. Sì, è vero che Capcom sta continuando a patchare e far uscire le DLC, ma è vero anche che come titolo ha ben poco di nuovo da farci vedere. Quindi che alternative abbiamo a questo splendido gioco? Ci ho pensato un po' e l'unica risposta decente sarebbe Dauntless, ma no, Dauntless è la versione light di Monster Hunter World e non può andare a sostituire quello che è oggi questo titolo. E quindi l'attenzione si è spostata su Godfall. Ma che sappiamo di questo titolo? Sicuramente nelle live del Summer Game Festival non abbiamo visto molto e attualmente le informazioni che ci sono non sono poi così tante, ma facciamo un piccolo resoconto. Sicuramente Godfall è basato su un continuo grinding, infatti il gioco è proprio basato su loot compulsivo e sicuramente la ripetitività di quest'ultimo e il miglioramento dell'equipaggiamento stesso dopo ogni giro di combattimento e loot. Di base il combat system visto fino ad ora, sia nei gameplay sia nei trailer, è molto simile a quello che abbiamo su Monster Hunter World. Infatti è un sistema di combattimento melee in terza persona, basato sia sull'equipaggiamento indossato, sia ovviamente sulla skill personale. Inoltre possiamo già confermare che si potrà giocare in un gruppo fino ad un massimo di 3 giocatori. Le somiglianze attualmente però finiscono qua, il gioco in sé, visivamente parlando, è un altro mondo. Infatti si combatte utilizzando personaggi divini e non semplici cacciatori. Il mondo in cui si effettueranno i combattimenti sono basati, a detta dagli sviluppatori, su 4 elementi cardini: fuoco, terra, aria, acqua. Ma qua si ferma ciò che sappiamo. Quindi, tornando alla domanda iniziale posta, Godfall potrà sostituire Monster Hunter World? Per me è un sì, ma non un sì definitivo. Direi un 60%. Questo perché ancora non abbiamo tutte le info che sono sicuro arriveranno nei prossimi mesi, in quanto il titolo uscirà ad ottobre, e solo a quel punto potremo decidere se ne varrà la pena. Ovviamente io sono qua a darvi tutte le news del caso e magari tra qualche mese darvi anche la risposta definitiva a questo mio dilemma. Voi invece cosa ne pensate? Fatemi sapere qua sotto nei commenti la vostra opinione e noi ci vediamo sicuramente in qualche caccia all'interno di Monster Hunter World. GG a tutti quanti!